bentornato nel mio canale YouTube. Buona giornata e buona giornata. Per favore, abbi sempre un atteggiamento positivo verso tutti. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 gennaio 2021. Oroscopo Cancro di oggi. Problemi no finanziario risolto da un amico. I veri amici si distinguono sempre, non dalle parole né dalle smancerie, magari sono schivi e si fanno sentire poco, ma nel momento del bisogno sono loro a farsi avanti spontaneamente, e oggi ne avete la riprova. Conti a secco e la cassa integrazione che ancora non arriva, per non parlare del bonus statale. Quello che invece arriva direttamente in rete è l'amico di sempre, che senza troppi giri di parole vi chiede l'IBAN, per farvi un versamento, prestito con interesse zero, con ritorno quando possibile. Ha proprio ragione il proverbio, chi trova un amico, trova un tesoro. Astro tarocco del giorno per Cancro. 6 denari. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. Oggi fate attenzione alle vostre cose, potreste smarrire qualcosa di importante. Telefonate in arrivo e qualche email gradita. Poco soddisfacente però la serata. Non piangete sempre sul latte versato, questo ormai non si raccoglie più. Vi conviene usare le energie residue per costruire situazioni nuove. Giornata ideale per risolvere questioni complicate e spinose che si trascinano da tempo, portate a termine i vostri progetti anche con trattative adatte. Oggi potrai guadagnare più del solito. Ottima forma fisica e mentale. Non mostrarti insicuro in amore. Se hai da dire qualcosa, dillo. Oggi potrebbero arrivare buone notizie su molti fronti, per telefono, per email o per posta. Potreste avere bisogno anche del parere o consiglio di qualche persona preparata per sfruttare al meglio i vantaggi di queste buone notizie. Molto bene le attività di gruppo. Riceverai buoni consigli da Sagittario. Allegria e buon umore per i nati di venerdì. La possibilità di fare nuove e stimolanti conoscenze ti metterà di buon umore. Pensate a divertirvi, è un periodo che state perdendo troppo tempo a pensare e ripensare ai vostri problemi. Cercate di distrarvi. Avrai successo con amici e persone influenti. Vantaggi da un vicino di casa o un parente stretto. Serata alquanto movimentata. Piccole divergenze in famiglia e sul luogo di lavoro saranno risolte con un po' di buon senso. Anche se non si possono negare le tue qualità, non ami metterle in mostra. Novità e soddisfazioni in campo professionale. Soprattutto in questa giornata potreste trovarvi davanti a delle scelte che hanno bisogno di una risoluzione tempestiva e quello che dovete fare non è altro che affidarvi al vostro istinto per gli affari. Periodo eccellente in amore. È il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. Il cielo si va lentamente schiarendo per voi, a cominciare dal pianeta vostro autentico nome tutelare, la Luna, che è entrato nel Toro e vi rasserena l'animo, contribuendo ad alzare il livello del tono e dell'umore. Il bianco satellite si avvia, inoltre oggi a formare una congiunzione strepitosa in Toro a Marte e a Urano, facendo arrivare a conclusione o a un esito di qualsiasi tipo, tutte le iniziative avviate in precedenza. Preparatevi perché sarà una giornata davvero interessante per il vostro segno. Approfittatene. La Luna infatti non è più contraria. Inoltre Saturno non ha più un transito negativo, per cui avete un quadro astrale molto favorevole. Portate avanti i vostri progetti e attuate i cambiamenti che ritenete opportuni. Il Cancro inizia a recuperare il suo equilibrio interiore. Queste stelle aiutano a dare più attenzione ai sentimenti anche se si è tanto presi dal lavoro. Per i nuovi progetti febbraio sarà un mese che regalerà grandi progressi e, in amore, chi frequenta un Ariete, una Bilancia, un Leone o un Capricorno dovrà avere un po' di prudenza in più. Siete giunti alla conclusione che sarebbe meglio abbandonare tutto e non mettersi troppo in discussione. Per quale motivo? Non siete più interessati all'obiettivo finale, oppure la vostra è soltanto pigrizia?
Se credete di non avere le capacità necessarie, sbagliate. Quelle si possono sempre acquisire, basta studiare ed impegnarsi, proprio come avete fatto in passato, raggiungendo lo scopo. Punto. La Luna a braccetto con Marte e Urano tutti quanti in sestile, vi fa buon gioco, anche se sarebbe meglio usare il condizionale, vi farebbe, perché la pesante quadratura di Saturno, ingigantita dalla presenza di Giove, ne smussa le punte ma anche i lati più interessanti. La bianca signora si trova quindi frenata sul sesso e sugli investimenti, zero al quoto in amore, resta buona solo l'amicizia. Punto. Amore ed Eros. Se avete concluso una storia o il lungo lockdown l'ha allentata, inutile lacrimarci su, evidentemente lui o lei non vi meritava di continuare, non ne sarebbe valsa la pena. Anche per le coppie ancora insieme momento di crisi, il sentimento perde punti e il sesso non esiste, ma tornerà. Prima però dovrete ritrovare l'ottimismo e l'entusiasmo per la vita, la passione ne sarà una conseguenza. Nettuno sempre in angolo favorevole per il vostro segno del Cancro, trovandosi in Pesci, fa in modo che i talenti affettivi di vera natura sentimentale di cui siete dotati, possano esprimersi al massimo, possano splendere nella loro forma migliore. Fase di stabilizzazione normativa è serena per chi ha una relazione stabile. Con la Luna non più ostile i single vivono momenti di avventura, specie se sono nati in giugno. Punto. Lavoro e denaro, tentativo fallito di far fruttare il gruzzoletto, salvare il salvabile, ecco cosa potete augurare a voi stessi senza fare voli pindarici di fantasia. Ora che i titoli azionari vanno su e giù, il mattone può essere una buona soluzione, soprattutto per il vostro segno, che della casa è sempre un estimatore. Possibilmente al mare o vicino a un fiume, perché l'acqua è sempre il vostro grande amore. Vi viene proposto un affare di tipo economico e legato alla possibilità di investire i risparmi, particolarmente promettente. Vi alletta l'opportunità che un simile passo potrebbe darvi, ma al contempo, siete spaventati dai conseguenti rischi. Una persona di famiglia, da voi tempestivamente consultata, vi offre i pro e i contro, mostrandovi inseguite le dritte giuste su come procedere. Punto. Benessere, energia sotto i tacchi e il look di certo non ci guadagna, basta lo specchio per capire che avete un'area trascurata, con la scusa di stare in casa non vi fate nemmeno la tinta e quando fate la spesona al supermercato dribblate il reparto cosmetici per avvicinarvi più in fretta alla cassa. Punto. Per lei, l'amica geniale di Elena Ferrante vi è rimasta impressa, non solo perché è una bella vicenda raccontata con garbata ironia, ma perché ricalca la vostra storia e chissà quante altre come la vostra. Complimenti all'autrice. Punto. Per lui, amici cari ma indiscreti, abituati a postare tutto, dal piatto del giorno alle riflessioni notturne, voi no invece, i vostri pensieri intimi e le voglie ricondite ve li tenete per voi, chiusi nel guscio come in cassaforte. Punto. Colore delle emozioni, blu elettrico. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.